Protesta delle associazioni dei malati di Parkinson e Alzheimer per la chiusura di 2 mesi dell'ambulatorio di Viale San Pietro. La OU sta cercando una soluzione. Mentre è in corso il vertice del PD, i consiglieri monogruppo Era e Manca chiedono una giunta entro la settimana, ma senza assessori fotocopia. Torna all'aeroporto Riviera del Corallo a partire da novembre la tratta Alghero-Londra con collegamenti bisettimanali garantiti dalla compagnia EasyJet. TG di Canale 12, buonasera, bentrovati. In apertura l'avete sentito dagli strilli del nostro sommario, ci dedichiamo alla pagina dedicata alla sanità con il primo servizio chiuso per 2 mesi l'ambulatorio per le malattie degenerative, in particolare per i malati di Alzheimer e Parkinson. Questa mattina una conferenza stampa per lanciare un appello affinché l'azienda ospedaliera universitaria trovi una soluzione che non sia quella di inviare i pazienti che hanno necessità di adeguare le cure periodicamente al pronto soccorso. Sentiamo Sandra Sanna. Chiuso per 2 mesi il servizio ambulatoriale per i malati di Parkinson e Alzheimer, un servizio finora garantito dalla clinica universitaria interrotto improvvisamente. Questa mattina le associazioni Parkinson e Alzheimer di Sassari si sono riunite per esaminare la situazione di grave disagio alla quale vanno incontro nel periodo estivo i malati di disturbi neurovegetativi. Nel corso dell'incontro è stato anche comunicato che una delegazione è stata ricevuta lunedì scorso dal direttore sanitario del distretto di Sassari delle aziende sociosanitarie territoriali di Chieri, che si diceva all'oscuro del provvedimento di chiusura. Nel frattempo i malati vengono indirizzati verso il pronto soccorso, già operato da richieste più urgenti. Una situazione ingestibile per ammalati cronici che hanno necessità di continui controlli e di aggiustamenti delle terapie. Ma il loro neurologo di fiducia è stato destinato dall'azienda ospedaliera a servizi in reparto. Sentiamo a questo proposito l'accorato appello della vicepresidente dell'Associazione Malati di Parkinson, Dora Corvetu. Dobbiamo fare veramente salti mortali per riuscire a gestire situazioni che noi familiari non possiamo gestire. E se viene meno l'assistenza ed è venuta meno così all'improvviso, noi siamo lasciati soli, completamente soli. Se prima abbiamo avuto per tanti anni un'assistenza concreta, professionale al massimo, oggi l'ambulatorio si chiude. Perché? Perché il medico che ci ha seguito per tanto tempo è necessario, la presenza del medico che ci ha seguito è necessaria in reparto per fare i turni notturni, per fare le guardie e quant'altro. Noi siamo lasciati soli. E dopo l'incontro di questa mattina e le richieste rivolte all'azienda ospedaliero universitaria, arriva la risposta dalla dirigenza proprio pochi istanti fa in redazione. Stiamo lavorando a un percorso comune AU e ATS perché i pazienti con malattie cronico-degenerative che arrivano negli ambulatori della nostra azienda, dove ricevono la prima assistenza e diagnosi, possano poi trovare sul territorio la continuità assistenziale. Lo fa sapere il direttore sanitario dell'AU di Sassari, Nicolò Orru, che interviene sulla questione relativa all'assistenza ai pazienti colpiti da questa malattia neurodegenerativa. In quanto hub, prosegue, non possiamo prendere in carico tutti i pazienti del territorio, ma proprio in quanto hub dobbiamo garantire la complessità e la specialità delle cure che successivamente, precisa, devono proseguire sul territorio. Restiamo sul tema sanità, ma cambiamo argomento. Si è insediato all'azienda ospedaliero universitaria il comitato unico di garanzia dell'azienda di Sassari. Nella prima riunione operativa è stato nominato il segretario e approvato il regolamento. Vediamo. Si è insediato ieri pomeriggio il comitato unico di garanzia dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari al 7° piano dell'ospedale civile e ha iniziato a muovere i primi passi. Ha subito nominato il segretario e approvato il regolamento. Il CUG, istituito con delibera di fine giugno, ha il compito di garantire le pari opportunità all'interno dell'azienda, oltre che portare avanti un monitoraggio costante contro le discriminazioni e le violenze nei luoghi di lavoro. Nella sala riunioni della Santissima Annunziata si sono riuniti i componenti titolari e supplenti dell'organismo, che dovrà interfacciarsi anche con altri organismi già esistenti sul territorio cittadino, provinciale, regionale e anche extraregionale, ha detto il presidente Fabrizio De Maria. In questo modo possiamo avviare un percorso attraverso il quale, dalla nostra sinergia, dovrà scaturire un piano di azioni positive che indichi proposte operative concrete per apportare nuova linfa al sistema aziendale. Il CUG è formato da 38 componenti titolari, 19 donne e 19 uomini, suddivisi ancora in 19 rappresentanti sindacali di medici infermieri e 19 rappresentanti di parte pubblica. I componenti restano in carica 4 anni e possono essere rinnovati una sola volta.
Stessa composizione prevista per i supplenti. L'appuntamento adesso per il 27 settembre, quando il CUG si riunirà di nuovo per la costituzione dei gruppi di lavoro. E siamo alla politica locale, in corso proprio in questi minuti il vertice del Partito Democratico con il sindaco Nicola Sanna, incontro dal quale uscirà il documento per andare avanti poi il passaggio in coalizione. Ma nel frattempo sono i consiglieri monogruppo, era di Centro Democratico e manca di Sella, a chiedere che la giunta sia pronta entro la settimana e che gli ex assessori Sanna e Cherchi non sono espressione di tutti i monogruppo, anzi, precisano per Sassari, ci vogliono nuovi nomi. Sentiamo. I consiglieri comunali Marco Manca di Sella e Franco Era di Centro Democratico non ci stanno ad assistere a quella che sembra essere l'ipotesi che circola nei corridoi di Palazzo di vedere replicata la giunta e si rivolgono direttamente al sindaco. La città non capirebbe una giunta fotocopia. Il primo cittadino con il PD questa sera sarà di fronte al documento in via di definizione per far ripartire l'amministrazione della città. Il testo passerà poi al vaglio dell'intera coalizione. Manca ed Era premono su alcuni temi rimasti fuori dalla discussione. Aggiungono che alcune delle proposte pervenute dai contributi dei gruppi consiliari con un impegno programmatico generico su alcune tematiche siano state prese in considerazione solo parzialmente, mentre su altre non risulta alcun impegno. Un esempio su tutti è la realizzazione dell'ultimo silos dovuto dalla Saba Italia o l'istituzione della figura dell'Euro Project Manager per il recupero di finanziamenti come deliberato dal Consiglio. Perciò, scrivono ancora i due consiglieri, si invita il sindaco ad integrare tutte le iniziative deliberate in aula, cui dovranno seguire delibere di indirizzo della Giunta, e rivolgendosi direttamente al primo cittadino, a prendere entro questa settimana definitivamente una posizione netta e decisa che ponga finalmente fine a questo lungo periodo di inattività, spiegando e traducendo in termini concreti e senza ulteriori indugi quelli che sono i suoi intendimenti futuri. Sulle poltrone Manca ed Era non avanzano nessuna pretesa o proposta per ora, ma chiariscono che qualcuno ha inteso troppo frettolosamente che gli ex assessori Ottavio Sanna e Malia Cherchi siano l'espressione congiunta di tutti i monogruppo. Marco Manca e Franco Era avanzano una diversa valutazione che va oltre alla riproposizione di nomi che, tra l'altro, in particolare esponenti del PD dimissionari, sono stati all'origine della crisi politica. Secondo i due consiglieri, infatti, c'è bisogno di nuovi e autorevoli nomi per dare un'immagine nuova alla città. Restiamo sulla politica e restiamo a Sassari, iniziato da Campanedda e Capuccini, il camper tour dei 5 Stelle. Il camper si ferma nei diversi quartieri di Sassari per ascoltare i cittadini e proporre soluzioni contro il degrado e l'incuria. Marco Sanna. Incuria e mancanze dell'amministrazione sassarese nel mirino dei partiti di opposizione. Il Movimento 5 Stelle Cittadino propone un camper tour per praticare una politica vicina ai residenti, dialogando con loro e facendo emergere non solo le brutture, ma anche le possibili trasformazioni in positivo dei diversi quartieri cittadini. I pentastellati sassaresi con il loro camper hanno già fatto tappa a Campanedda e Capuccini, dove abbiamo raccolto le impressioni dei consiglieri comunali Marco Boscani e Maurilio Murru. Ora siamo qui a Capuccini, in via Sorso, e qui abbiamo quello che in potenza potrebbe essere uno dei più bei giardini della città, purtroppo con un'architettura intorno che è tipica della speculazione degli anni 90, che ha deturpato questa città. Però il parco c'è, il parco può essere fatto, è una visione. Quello che noi dobbiamo rendere manifesto è la bellezza della città, quello che la città ha. Visiteremo tutti i quartieri e le borgate della città per far vedere quali sono i problemi di ciascuno di loro. I problemi sono problemi di sicurezza, sono problemi di gestione dei rifiuti, sono problemi di trascuratezza generale da parte dell'amministrazione sotto tutti i punti di vista. Il tour proseguirà sabato nei punti e poi in tutti gli altri quartieri cittadini. Ed ora ci fermiamo un istante per il break pubblicitario, torniamo tra pochissimo con altre notizie, partiamo dai trasporti. A tra poco. Torniamo in studio e parliamo di trasporto aereo. Torna una delle tratte più attese sullo scalo di Alghero, quella che mette in collegamento l'aeroporto della città catalana con Londra. La nuova tratta sarà servita da EasyJet, la compagnia che serve già Alghero-Ginevra, e le due tratte nazionali su Milano-Malpensa e Venezia-Marco Polo. Sentiamo.
Dal 28 novembre 2017 EasyJet, compagnia aerea europea, amplia la propria offerta per i passeggeri in viaggio da e per Alghero, annunciando il nuovo collegamento Alghero-Londra. La nuova rotta, che si aggiunge al collegamento di Alghero-Ginevra e a quelli con le basi di Milano-Malpensa e Venezia-Marco Polo, inizierà ad operare a partire dalla stagione invernale per tutto l'anno. Continuiamo il percorso di sviluppo del traffico investendo ulteriormente sull'aeroporto di Alghero in sinergia con le forti richieste del territorio e certi di incontrare il favore dei residenti che potranno raggiungere facilmente la capitale britannica, hanno commentato i vertici di EasyJet Italia. Nel 2016 abbiamo chiuso il miglior anno di sempre in Sardegna e questo ulteriore importante collegamento sostiene la nostra volontà di contribuire allo sviluppo della connettività dell'isola verso l'Europa, pensando sia ai turisti che alla mobilità dei passeggeri sardi. Mario Peralda, direttore generale di Sogea, ha aggiunto: EasyJet cresce costantemente sul nostro aeroporto. In questa occasione lo fa con un volo annuale per Londra che mancava al nostro network e al territorio e che siamo felici di riaprire. Il collegamento, che avranno meno di due frequenze settimanali nella stagione invernale, è frutto di un'intelligente triangolazione con il vettore Confcommercio, che ha dato prova di lungimiranza e grande concretezza. I biglietti per la nuova tratta Alghero-Londra sono ora in vendita sul sito easyjet.com, app mobile e sui canali GDS. Lasciamo i trasporti. L'Università degli Studi di Sassari ha attivato presso il Dipartimento di Veterinaria la prima banca del sangue per cani e gatti della Sardegna. Il servizio renderà più facili cure di patologie e le operazioni chirurgiche. I donatori volontari devono essere sani e vaccinati e non avere più di 8 anni. Sentiamo. Animali che donano il sangue per salvare altri animali. Ora è possibile grazie al servizio dell'ospedale didattico veterinario dell'Università di Sassari, che accetterà i donatori volontari purché siano in buona salute, siano vaccinati e abbiano non più di 8 anni. I prelievi confluiranno in una banca veterinaria del sangue del cane e del gatto, servizio unico in Sardegna. Domani alle 10, nell'aula B del Dipartimento di Medicina Veterinaria in via Vienna 2, la banca del sangue sarà presentata pubblicamente nell'ambito di un incontro di aggiornamento intitolato Trasfusioni di sangue ed emocomponenti nel cane. Saranno presenti il direttore del Dipartimento, Eraldo Sannapassino, il direttore sanitario dell'ospedale veterinario, Lucia Manunta, interverranno al seminario Maria Teresa Antonioni dell'Università di Perugia, Isabella Ballocco ed Elia Spirari dell'Università di Sassari. Le principali indicazioni cliniche per le trasfusioni sono tutte le forme emorragiche, traumatiche e non, compresi gli avvelenamenti, i disturbi della coagulazione e le malattie del sangue, leucemia, emofilia, spiega Maria Lucia Manunta. A fronte delle numerose necessità e della crescente richiesta da parte dei veterinari, il sangue non è facilmente reperibile, una carenza alla quale questa banca del sangue veterinario, unica in Sardegna, promette di dare risposta. Ed ora siamo alla cronaca. Denunciato, un dirigente del comune di Arzachena utilizzava l'auto dell'ente pubblico per scopi privati. Vediamo. Questa mattina le Fiamme Gialle Galluresi, coordinate dalla Procuratore della Repubblica, hanno proceduto a notificare al responsabile dell'ufficio legale del comune di Arzachena il provvedimento di sospensione dall'esercizio delle pubbliche funzioni emesso nei suoi confronti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania, Elisabetta Carta. Le indagini hanno permesso di accertare l'utilizzo illecito dell'autovettura di servizio da parte del funzionario indagato. Infatti, grazie all'attività della Guardia di Finanza, è stato possibile accertare un uso sistematico dell'auto di servizio per finalità attinenti alla sua vita privata. Come constatato dai militari, l'autovettura immatricolata come autocarro dal comune di Arzachena per esigenze dell'ente era in realtà utilizzata in via esclusiva dal dirigente, che addirittura, anziché parcheggiarla nel parcheggio dei mezzi comunali, la custodiva presso la propria abitazione ad Olbia. Secondo l'autorità giudiziaria, in ragione della posizione professionale dell'indagato, sussiste un elevato e concreto pericolo di recidiva specifica e di inquinamento probatorio, tali da rendere necessaria la misura cautelare della sospensione attraverso la quale viene interdetta la possibilità, per il dirigente, di esercitare le attività attinenti ad un pubblico ufficio o servizio per un periodo di 6 mesi. Arresti domiciliari per una ragazza cubana di 23 anni accusata di furto. Il provvedimento è stato notificato dagli agenti della questura di Sassari in seguito a due furti compiuti dalla giovane a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro in due negozi. In un'occasione aveva tentato di sottrarre confezioni di profumo per un valore di 1000 euro, mentre la seconda volta con una complice aveva rubato 7 magliette da uomo per un valore complessivo di circa 517 euro. Dopo le formalità di rito, la donna è stata accompagnata presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, mentre la complice è stata denunciata in stato di libertà. Ed ora parliamo di cultura. Un giovane autore, Luca Corrias, presenta la sua prima opera, Configurazioni dall'orizzonte, un libro di poesie che regala amore, riflessioni e introspezioni, talvolta dolci ma anche venate di un sottile cinismo. Sentiamo.
Amore, poesia e riflessioni nel libro di Luca Corrias, il giovane autore di Configurazioni dell'orizzonte. Un testo profondo che ispira il pensiero e stimola la mente. Si legge tutto d'un fiato. Una pubblicazione in cui Luca Corrias regala le sue considerazioni, i suoi pensieri, e lo fa in poesia, con un frammento del suo cuore in cui sono racchiusi i temi dell'infanzia, dell'amicizia, dei sogni e delle speranze. Ogni componimento ha in sé un'emotività che si respira ad ogni parola e in ogni pausa. Un mondo magico, quello della poesia, che va coltivato. Benvenga soprattutto se proviene da giovani poeti che esprimono in questo mondo una magia che non deve essere e non può essere perduta. Ma ho iniziato a scrivere all'età di 16 anni come rimedio un po' alle sofferenze, era un animo un po' tormentato, leopardiano diciamo. Scrivere appunto per me è una catarsi, è una purificazione, è la salvezza. Ed era questa l'ultima notizia per questa edizione, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, io mi fermo qui, vi ricordo che potrete rivedere questa edizione del nostro telegiornale sul sito canale12.it e l'intera nostra programmazione dai vostri smartphone o tablet attraverso wifi.tv. Inoltre se siete in possesso di un decoder Sky ci trovate al canale 5012. L'informazione torna domani mattina alle ore 7 come di consueto, non dimenticate la striscia informativa delle ore 14, ora spazio alle notizie nazionali curate dall'agenzia di stampa ADN Cronos. Vi ricordo prima di chiudere che a partire da lunedì 17 luglio l'informazione di Canale 12 prosegue nella sua versione estiva con tre edizioni come sempre alle 7, alle 14, alle 19.45 ma nella forma del rullo informativo. Tutto questo per l'intero mese di agosto fino al primo di settembre quando tornerà invece l'informazione nella forma consueta che vi abbiamo abituato a vedere quotidianamente. Quindi tornerò con la conduzione del telegiornale delle 19.45 solo dal 1° agosto. Ovviamente l'informazione continua per tutta l'estate, vi informeremo sempre e comunque sul nostro territorio, quindi seguiteci anche nel periodo estivo. Il telegiornale torna ancora per domani alle 19.45 con me e io vi aspetto, vi ringrazio l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.